Finalmente, finalmente è il momento dei prodotti finiti. Perché sì, quarantena o non quarantena, ci dobbiamo comunque tenere in ordine, dobbiamo comunque seguire le nostre routine, anche se stiamo un po' di più a casa. E io infatti, cioè, vabbè, a parte che vado al lavoro quasi tutti i giorni, per cui comunque mi trucco, devo comunque tenere in ordine come sempre, e quindi i prodotti si finiscono. Ecco, quindi iniziamo subito perché ne ho un po'. Allora, ho terminato innanzitutto questo struccante per gli occhi. Questo era uno struccante di Clarins, sicuramente non si leggerà nulla perché la boccetta è quella che è. Questo era uno struccante per gli occhi, l'Instant Eye Makeup Remover Waterproof and Heavy Makeup. Quindi questo era proprio quello che faceva al caso mio, visto che io comunque un po', come vedete, mi trucco sempre un po' forte, metto sempre due o tre mascara, eyeliner, insomma, ho sempre un bel trucco e ottimo, ottimo veramente prodotto. Riusciva a togliere anche due o tre strati di mascara, quindi, ma non avevo dubbi perché Clarins comunque è un'ottima marca, quindi questo è promosso. Poi ho terminato questa mousse per i capelli di questa marca Screen, che mi aveva dato praticamente il parrucchiere. Io ero andata da Tagliati per il Successo e mi avevano dato sia lo shampoo, il balsamo e sia appunto anche la spuma, e questa è la Waking Mousse Extra Control. No, no, no. Una mousse che crea quell'effetto di capello duro, di capello secco, e sentite proprio le ciocche dure e appiccicate, quindi prodotto odioso, e la dovevo per forza mischiare con un olio che un pochino attenuava questo effetto, perché altrimenti veramente è orrenda, mai più. Poi ho terminato un prodotto che non sono solita utilizzare, che però avevo ricevuto come regalo in un acquisto fatto non ricordo bene dove, ed è il latte detergente. Questo è della marca Verde Sativa ed è latte detergente canapa e uva rossa. Allora, latte detergente mi è piaciuto. È un prodotto con cui io ho praticamente lavato il viso, ma più che altro l'ho utilizzato insieme al Foreo dopo lo struccaggio, e devo dire che rimuove veramente molto più in profondità gli ultimi proprio residui di trucco che vi rimane sulla pelle dopo appunto lo struccaggio. Ed è molto migliore di un detergente normale, perché essendo comunque un prodotto un po' oleoso, pulisce di più, insomma. Quindi, a parte insomma il prodotto in sé di questa marca, l'effetto del latte detergente mi è piaciuto e ho visto la differenza tra comunque utilizzare questo o utilizzare il detergente normale. Ed è comunque un prodotto che non va a seccare troppo la pelle, quindi mi è piaciuto. Poi ho finito questa crema per le mani di Elizabeth Arden, e questa è la 8 Hour Cream, quindi dovrebbe tenere le mani idratate per 8 ore, ma ovviamente appena ve le lavate, no, finisce. Però la crema in sé era veramente buona, infatti è a idratazione intensa, quindi ottimo prodotto anche questo. Si assorbe velocemente ed è vero. L'unico inconveniente, infatti lo sto sentendo anche ora perché non me lo ricordavo, il profumo. Il profumo è orrendo, sembra colla chimica, cioè proprio un profumo orrendo, e non mi spiego il perché. Perché comunque è un prodotto che costa, però insomma, a parte questo, il prodotto in sé è buono.
soprattutto poi in questo periodo in cui le mani sono veramente estremamente secche perché le laviamo in continuazione, ci vogliono prodotti buoni che idratino. Poi ho terminato questo illuminante, e questo era un illuminante che comunque, nonostante il packaging scomodo, come vedete l'ho prelevato tutto, perché comunque tenendolo capovolto scivolava e quindi si riusciva a prelevare tutto. Questo è l'illuminante Height Beam di Benefit ed era praticamente di un colore rosino, qualche residuo si vede. Questo mischiato al fondotinta non si nota. Non mi è piaciuto l'effetto, perché io appunto li utilizzo questi in crema solo mischiati ai fondotinta, e questo non mi dava quell'effetto in più luminoso sul viso, quindi no, per l'uso che ne faccio io di questi prodotti questo non mi è piaciuto. Però di per sé il colore era molto carino da vedere, un bel rosino. Poi questa volta ho solo questi, strano, i dischetti, questi maxi, quindi da utilizzare per il viso, della COP, e questi sono 50 pezzi, 100% cotone, dischetti. Poi ho terminato questa tinta per capelli di Lancrime, e questa è della linea, quella lì, Unicorn Hair, e questa è la colorazione Chestnut. Allora, questa è di questo color mogano, e ok, è rossa praticamente. Allora, macchia tantissimo, cioè macchia tantissimo gli asciugamani, che comunque lavandoli poi va via, macchia tanto anche la doccia, il piano, insomma, quindi è un colore che macchia tanto e si nota anche sui capelli, però non è un colore forte, quindi a me questo è piaciuto. Allora, io in generale l'ho mischiato ad un grigio, però l'ho utilizzato all'inizio qualche volta anche da solo, ed è uno di quei rossi che, visti così magari in luogo chiuso, al chiuso non si nota, ma al sole sì, ed è comunque un rosso non strano, e quindi mi è piaciuta. Persiste abbastanza per essere comunque una tinta fai da te, e sono comunque queste tinte vegane e idratano i capelli, ed è vero, perché io dopo che mi tingo i capelli con queste li vedo comunque più morbidi, li sento anche più morbidi, quindi promossa. Poi ho terminato questo olio per capelli che è della marca Milkshake. Questo è un leave-in conditioner, quindi sarebbe un balsamo da spruzzare sui capelli lavati. Io però questo lo spruzzavo insieme alla schiuma, mischiavo comunque insieme alla schiuma appunto, e mi mettevo sui capelli per attenuare appunto l'effetto di questa schiuma che mi rendeva troppo secchi, e questo lavoro lo faceva bene, però insomma, altrimenti è un prodotto che c'è o non c'è, comunque non lo so, non mi è che mi abbia convinta particolarmente. Però mischiata la schiuma più o meno mi riusciva ad attenuare quell'effetto di duro, e ok, promosso sì, promosso no, insomma un po' la linea di mezzo. Se mi dovesse ricapitare, insomma, non lo compro. Poi ho terminato questa mini jar di Yankee Candle, e questa è la profumazione Angel Wings, quindi una di quelle profumazioni classiche. Però io, cioè, di per sé la profumazione è ottima, è un profumo rilassante, oserei dire, però io nell'ambiente non lo riuscivo a percepire più di tanto, quindi mi è sembrata comunque una profumazione sì buona, ma abbastanza debole una volta accesa, quindi mi ha un po' delusa. Poi ho terminato questa crema per il corpo dell'Erbolario al papavero soave.
insomma, al papavero. Questa mi è piaciuta tantissimo. Allora, a parte il packaging che ricorda proprio un papavero, ha il papavero anche sul tappo, ma questa mi è piaciuta tantissimo. A parte la profumazione particolare, sembra quasi una profumazione di qualcosa di piccante, ma aveva un'idratazione veramente ottima. Era abbastanza liquida, non era una crema di quelle super dense, e quindi si spalmava anche molto facilmente, però ecco, era di quelle creme idratanti e davvero idratanti, perché anche se non la si metteva tutte le sere dopo la doccia, non c'era bisogno, perché anche una sera sì, una sera no, una sera sì, due no, andava bene, e quindi ottima. E poi è rimasto un prodottino, ed è questo correttore di Kat Von D, che è il Lock It Concealer Cream, ed è il classico correttore. Allora, io adoro i prodotti, il packaging di questi prodotti, perché lo trovo un po' dark, un po' gotico, e lo stra adoro. Questo prodotto mi è piaciuto tantissimo, così come mi era piaciuto tantissimo anche il fondotinta della stessa linea. Io ovviamente ho preso quello più chiaro, come sempre, e infatti è il Neutral. Ottimo prodotto, e secondo me anche ottimo da utilizzare sotto gli occhi, quindi nel contorno degli occhi, perché è idratante. Secondo me è un prodotto idratante che non va assolutamente a seccare, quindi ottimo come il fondotinta. Ok, prodotti finiti finalmente. Avevo questa marea di roba lì nell'angolino nel bagno, non vedevo l'ora di sbarazzarmene, quindi era ora di fare questo video. Quindi fatemi sapere se avete qualche domanda su qualche prodotto. Questi sono quelli che ho finito per questo periodo, vediamo insomma prossimamente. E niente, io vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e trovate ovviamente tutti i link sotto, di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!